Signore e signori, buongiorno! Oggi facciamo un'altra cosa in cucina che è un totale esperimento perché me lo sto inventando. È una torta senza cottura, con la ricotta e cioccolato, con una base di riso soffiato. Cioè questo. Prima cosa abbiamo messo un pentolino per fare bagnomaria, l'acqua sta già bollendo lì sotto, quindi possiamo anche spegnere il fuoco, e adesso ci mettiamo dentro 50 grammi di cioccolato fondente. Una cosa importante è che la cioccolata sia scaduta perché gli dà quell'aroma migliore. Sì, e siamo in aprile del 2021, lo so. No, sto scherzando, ovviamente non è, cioè anzi sarebbe meglio che la cioccolata non fosse scaduta, ma io la uso, non è che mi metto tutti questi problemi. E mettiamo mezza tavoletta a sciogliere, quindi 50 grammi. Speriamo che basti, boh, eventualmente poi ne aggiungo. È bello fuso, quindi aggiungiamo 60 grammi di riso soffiato e mescoliamo. I 50 grammi di cioccolato che ho messo secondo me possono anche bastare, comunque diciamo che 60 non è che facevano poi schifo, eh. E la base è fatta, quindi adesso la mettiamo nel nostro solito stampino. Ho messo il foglio di, vabbè, qui adesso c'è un po' di bricioline del riso soffiato perché avevo provato a vedere lo spessore quanto poteva essere. Ci ho messo, c'è il piatto sotto, però ho messo questo foglio di silicone perché secondo me se lo faccio direttamente sul piatto si incolla che non verrà mai più via. Col foglio di silicone spero di no. E cerchiamo di compattarlo ben benino in modo appunto da fare da base. Senza però schiacciare troppo perché sennò poi il riso soffiato si sbriciola. E se ne va in frigo per un po', intanto che facciamo la crema. Ciao pasta madre! Nello stesso pentolino dove avevamo sciolto la cioccolata e avevamo messo il riso soffiato, mettiamo a sciogliere 100 grammi di cioccolata fondente, sempre scaduta, ma vabbè. Dividiamo il tuorlo e l'albume di un uovo in due ciotole diverse. In un pentolino 35 grammi di zucchero e 12 grammi di acqua, adesso li mettiamo sul fuoco così lo zucchero si scioglie, dovrebbe arrivare alla temperatura di 120 gradi, 121, quanti erano non mi ricordo, e non ho il termometro, quindi vabbè, andrò un po' a occhio così come viene. E intanto che lì va che si scalda, iniziamo a montare l'albume. Pensiamo che la mistura qui di acqua e zucchero abbia raggiunto la temperatura di 120 gradi, lo versiamo a filo intanto che le truffe fanno il loro lavoro, cercando di non ustionarsi, perché ovviamente questo sciroppo di zucchero è a 120 gradi in teoria. Quando è bello montato così, che lascia i cosetti qua, come si chiamano, passiamo al rosso con 10 grammi di zucchero e frulliamo anche questo. Le fruste non è necessario pulirle, se anche c'è ancora dell'albume attaccato che se ne importa. Aggiungiamo 250 grammi di ricotta e frulliamo. Aggiungiamo i 100 grammi di cioccolato che avevamo messo a sciogliere, che sono già sciolti da un pezzo, sempre qui dentro, e frulliamo. Finiamo di mescolare per benino a mano, mi servono due mani però perché devo tenere ferma la ciotola. E per finire aggiungiamo qui dentro l'albume che avevamo montato a neve prima, cercando di mescolare delicatamente per non smontare l'albume, che nella mia mente, insomma, l'ho messo perché dovrebbe dare cremosità e spumosità e leggerezza e renderlo cremoso e avvolgente. Tiriamo fuori dal frigo la base, che
Noto sia già anche bella solidificata, quindi quasi quasi tolgo il foglio. Ho rimesso il treppiede. Sì, guarda che si stacca bene così. Così adesso questo lo mettiamo direttamente qua. Sì, perfetto. E versiamo la nostra crema sopra al riso soffiato. Bene, è un parolone. Diciamo stendiamo alla meno peggio. Sto tocciando i capelli nella crema, ma che cavolo. La crema qua, c'erano dei capelli, vabbè, cose belle. Beh, dai, più o meno è abbastanza pari. E questa ritorna in frigo. E per il tocco finale mettiamo a sciogliere sempre nel solito pentolino di prima, a bagnomaria, a 50 grammi di cioccolato fondente. Aggiungiamo 50 grammi di latte al cioccolato. Mescoliamo bene per fare una bella cremina. Riprendiamo fuori dal frigo la nostra torta e ci versiamo sopra la cremina. Boh, spero che poi si addensi perché al momento è parecchio liquidina, ma volevo che rimanesse morbida. Vabbè, eventualmente poi vi scrivo nella descrizione sotto, vi metto comunque una didascalia in cui vi do suggerimenti su cosa è magari opportuno cambiare. E adesso in frigo. Secondo me sarebbe meglio fino a domani, visto che sono comunque già le 6 di sera, ma immagino che ci sarà qualcuno che vorrà assolutamente assaggiarla stasera, quindi probabilmente la assaggeremo già stasera. Sono passate quasi 4 ore e adesso proviamo a vedere un po' come è venuta. Dunque, qui noto subito un piccolo problemino, perché si sono formate delle bollicine d'aria. E sono rimaste nella copertura di cioccolato. Ma è Vabbè, gravissimo, guarda. no, vabbè, insomma. Dalla me quel pezzo. E però non è molto lucida in realtà la superficie. Quindi non so come si potrebbe fare per farla più lucida. La mangiamo per tirar via di mezzo le prove. Certo, bisogna farla sparire. Non lo so se usando tipo la panna forse potrebbe rimanere più lucida. Col coltello proviamo intanto a vedere di staccare questo, così non facciamo troppi danni forse. Ok, dalla densità penso che sì, forse dovrebbe stare ancora in frigo, eh? La base è un po' duretta, per dirlo, non si taglia. Quanta ne vuoi? No, non così No, non tanta. così tanta. Sì, così. Un po' pellina però, no? T'ho lasciato l'impronta digitale sopra. È decisamente morbida, quindi vediamo domani se
se diventa più soda oppure no, perché se non diventa più soda bisogna aggiustare qualcosa, cioè nel senso, boh, metterci un po' di gelatina o più cioccolata, però dopo diventa troppo, quindi no, un po' di gelatina al limite. Però è molto buona. La base, direi che no, quei 50 grammi di cioccolato vanno bene. Anche la copertura sopra. Peccato rimango opaca, però la proporzione latte e cioccolato va bene, che insomma diventa della giusta consistenza. Ok, vabbè, piccolo aggiornamento lo facciamo domani, così vediamo se è diventata un po' più solida. Signori, è domani, vediamo come è diventata. È un pochino più soda. Secondo me può andare bene così. Comunque, per averla ancora più più dura, non so come dirlo. Vabbè, basta mettere un pochino di gelatina nella crema. Bene, con questo è tutto. Ciao ciao!